Eccola qua, l'abbiamo trovata. Ecco, Gerina, comunque le lasciamo appunto qualche minuto per la sua presentazione, però i temi che sono stati affrontati dall'assessore, ecco, Antipico, oggi in prima battuta, cosa possiamo dire su quello che sono un po' le vostre strategie su queste tematiche? Dicendo cosa stiamo facendo, beh, tanto siamo l'unica azienda che mi consti in Italia che ha in funzione un autobus di linea dual fuel. Da un anno e passa con grandi traversie legate non al sistema di alimentazione ma ad altre problematiche, non incluse quelle, lo dico senza polemica alcuna, di natura sindacale. Abbiamo in linea un autobus extraurbano applicato sulla linea Genova-Chiavari via Fontanabuona che viaggia con una miscela di gasolio e metano. Questo grazie a un'operazione che abbiamo fatto di partnership, per cui all'amministrazione, tra l'altro, questo non è costato nulla, ce lo siamo fatti diciamo donare, questo upgrading del mezzo, questo revamping più che upgrading. E quindi questa è la prima risposta che abbiamo dato. La seconda, poi magari lo vediamo, grazie anche alle risorse che sono state messe a disposizione, stiamo rinnovando pesantemente il parco bus. Noi abbiamo circa oggi 260 bus tra bus di linea, qualche noleggio e un po' di scuola bus. Li stiamo rinnovando, abbiamo rinnovato in 2 anni circa il 52% del parco. Devo dire acquisendo anche veicoli non nuovi, come altresì ha fatto la nostra mamma MT, perché ci sono dei problemi di mercato, se poi non vi voglio tediare, ma chi è nel settore sa che oggi, da quando viene ordinato, non lanciata la gara, ma ordinato un autobus alla sua consegna, passano non meno di 180 giorni. Per cui noi di fronte a certe emergenze, eccetera, abbiamo fatto ricorso a un mercato dell'usato, però parliamo di mezzi Euro 5. Oggi noi abbiamo più pochissimi mezzi Euro 2, solo di piccola taglia, dei daily tipicamente, che servono le zone più rurali del territorio, ma diciamo che tutti gli autobus di media e grande taglia sono dall'Euro 5 in su. Anche perché in genere, scusi l'interrompo, in effetti voi coprite poi un territorio che è estremamente, no, Vi complesso e do, complicato. scusate, ecco, vi dico chi siamo. Alcuni numeri: 1.400 metri, 1.400 chilometri di rete, è una delle più estese d'Italia. Noi siamo più o meno la 21ª azienda di trasporto come dimensione a livello nazionale, ma abbiamo una delle reti più estese. Ma fosse solo estesa, scusate, ma andiamo da 0 a 1.013 metri sul livello del mare. Abbiamo 159 linee, la più corta che è 2,3 km, la più lunga circa 60. 260 mezzi, ve l'ho detto, in 9 impianti più 2 parcheggi. Serviamo 85 comuni con circa 854.000 abitanti e 435 persone al 30 aprile che lavorano e collaborano con l'azienda, lavorano alle dipendenze dell'azienda. Quindi, da questo punto di vista, una delle prime volte io sono stato nominato ancora dalla vecchia giunta in questa azienda, ma dall'aprile 2017 la prima considerazione che ho fatto guardando queste cose l'ho definita una Babele. Siamo un'azienda Babele. Prima, giustamente, i primi interventi, soprattutto il primo, richiamava l'importanza della struttura a catena, se ben ricordo la definizione che è stata data. Beh, noi siamo obbligati a averla. Un anno e mezzo fa avevamo circa 40 modelli di bus su 260, frutto di politiche di acquisto sulle quali non mi esprimo, e frutto anche però di vincoli territoriali. Dato che, e arrivo, perché poi questi numeri dicono poco. Noi che cosa vogliamo? Qual è la nostra missione? Che noi dobbiamo garantire alle comunità locali un trasporto pubblico efficiente, economico e ecosostenibile. Queste cose non le ho preparate per oggi, ma stanno scritte nelle nostre linee di piano industriale. Poi abbiamo ovviamente gli obiettivi strategici in cui ci sta lo sviluppo del servizio per l'utenza,
avendo attenzione sia all'economia di esercizio sia all'impatto ambientale, dobbiamo e vogliamo contribuire, ci sentiamo partner del territorio per migliorare la qualità della vita, che vuol dire la qualità della vita dei residenti, ma non solo dei residenti. Se parlassimo in termini di cosiddetti di marketing, noi abbiamo dei target di utenza completa e di clientela nel contempo. Perché faccio il distinguo tra utenza e clientela? Devo dire, da cittadino non mi è mai piaciuto quando qualcuno ha iniziato a chiamare i cittadini clienti e non utenti. Sono due figure diverse. L'utente è colui che deve fruire di un servizio e non ne può fare a meno, è obbligato a fare quello. Il cliente è quello che è un cittadino anch'esso, ma ha delle opportunità, delle opzioni di scelta. Allora, noi abbiamo dei clienti e vogliamo intercettare i clienti, perché sono quelli che ci fanno crescere i volumi, ma dobbiamo servire gli utenti. La signora di Amborzasco, piuttosto che di Urbe, che deve recarsi a fare gli esami al laboratorio dell'ASL, piuttosto che lo studente di Parazzuolo, che deve andare a scuola al Delpino a Chiavari, è per noi un utente, non può scegliere, non ha alternative. Noi dobbiamo, a questo dobbiamo avere grande attenzione e grande responsabilità. Perché ingegnere, scusi, mi viene da fare una domanda. Scusi, chiedo scusa, sono un misero economista, non sono ingegnere. Quindi gli ingegneri mi perdonino anche le cadute tecniche. No, volevo dirle, quindi sostanzialmente, se ho capito bene, allora, se diciamo l'utente ha un servizio di buona qualità, va da sé che dovrebbero aumentare anche i clienti, che ovviamente dovrebbero usufruire del... Questo ve lo dico, corretto? Perché non l'ho messo nelle slide. L'amministratore di ATB prima ha citato, ha fatto vedere i grafici, io no, questi sulla crescita non li ho prodotti nelle slide che ho preparato, ma noi siamo da 2 anni consecutivi in crescita con gli incassi da bigliettazione e da abbonamenti. Abbiamo un trend più o meno di un più 5% annuo, a parità di tariffa ovviamente, perché se modifichiamo le tariffe, avessimo modificato le tariffe, questi dati economici non avrebbero senso. Quindi è chiaro che noi abbiamo un incremento, però devo dire in questo caso è un incremento di clientela più che di utenza. Perché dico questo? Perché noi, è il discorso della Babele di prima, serviamo un territorio su cui tutte le note che sono state anche riportate prima sono presenti. Abbiamo una caduta della presenza antropica nell'entroterra, abbiamo un incremento dell'età media, abbiamo comunque una tendenza, perché non siamo in grado di offrire soluzioni anche efficaci ed efficienti, di utilizzo dell'auto propria, dall'area interna verso ai nodi quantomeno di interscambio. Abbiamo un grande problema che dovremo affrontare, che abbiamo già sollecitato e con cui, grazie alla collaborazione con Regione Liguria, dovremo iniziare a muovere i primi passi, spero da settembre-ottobre, di studio e sviluppo del cosiddetto trasporto a chiamata o del trasporto per le aree a domanda debole. Perché sicuramente, ne discutevo epistolarmente con un sindaco la settimana scorsa, servire in maniera più efficace ed efficiente il territorio, soprattutto il territorio rurale, non vuol dire incrementare le corse e i chilometri percorsi, anzi. Noi abbiamo attivato una sperimentazione RECCO del chiamabus, dove abbiamo eliminato una serie di linee e con un piccolo mezzo, un Ducato, forniamo un telefono, un sistema con un sistema molto banale, molto primordiale, in assenza di migliori tecnologie che richiedono investimenti, che oggi rispetto alle quali non abbiamo disponibilità, per cui i cittadini possono chiamare un numero cellulare dell'autista di servizio che sta in piazza e va e soddisfa questa domanda. Ovviamente questo è un sistema non applicabile però su tutte le zone a domanda debole, perché se io mi sposto dal comune di Recco a un altro comune dove abbiamo 3 linee urbane, che è il comune di Rezzoaglio, che è uno dei più estesi del nostro Appennino, dove abbiamo dei tempi di percorrenza tra
il nodo di partenza e le possibili punti di chiamata, non riusciamo a garantire un servizio efficace, quindi lì bisogna andare più su sistemi di tipo prenotazione. Ecco, sul tema dei costi, lei giustamente prima faceva notare, senza aver aumentato, diciamo, il prezzo del biglietto. Ecco, ma fino a dove possiamo spingerci? Perché è anche vero che il fatto di non aumentare il costo del biglietto è un parametro importante per il cittadino, però io credo che alla fine poi qualcuno, insomma la stragrande maggioranza, a fronte di un servizio di una qualità superiore, probabilmente accetterebbe anche l'aumento del biglietto. Non so se questo risponde esattamente alla verità. Io faccio un esempio che non sta né in cielo né in terra, mi rendo conto, ma il trasporto pubblico di una metropoli, di una megalopoli come Londra, dove io vado spesso perché ho mia figlia che lavora lì, diciamo non ha probabilmente confronti con il trasporto pubblico di quasi la totalità delle città del mondo. E il costo del biglietto dei trasporti a Londra è estremamente caro, è estremamente alto, anche l'abbonamento per chi lavora a Londra, però effettivamente se si va su una metro, se si va su un bus, se si va su un mezzo pubblico, su un treno a Londra, non si aspetta più di 5 minuti, si sale sul mezzo e si arriva a destinazione in tempi ragionevolmente certi. Ecco, è vero che invece da noi è così complicato aumentare anche di poco il prezzo del biglietto perché non si soddisfa l'utenza, anche diciamo, se dovessimo aumentare in maniera soddisfacente il livello di qualità, la famosa customer satisfaction? Allora, tanto esistono delle questioni che esulano ovviamente dalle mie, dalle nostre competenze, perché il sistema tariffario viene definito dall'autorità di regolamentazione. In questo caso dalla città metropolitana, visto che è l'ente sovraordinato che ci concede il servizio e sottoscrive e promuove il contratto di servizio. Quando sento queste questioni sollevare, anche spesso, soprattutto da parte di colleghi sicuramente più importanti di me, più qualificati di aziende del trasporto pubblico, io non posso mai perdere quella che è la mia matrice, che non è di essere ingegnere né ragioniere, ma di essere, lo uso con un pizzico d'orgoglio in questo caso, un economista, e di essere abituato a ragionare secondo lo schema dell'if I were. Cioè di mettermi sempre la giacca dell'altro. Non dobbiamo dimenticarci, quando guardiamo il sistema tariffario, che il valore e la valorizzazione del sistema tariffario deve essere sempre parametrata ai livelli di reddito disponibili nel territorio, dalla collettività, dalla comunità. Quindi se i salari e gli stipendi londinesi sono di un certo livello, vediamo il rapporto del costo del trasporto rispetto a certi valori, no? Probabilmente risultano superiori, risultano peraltro anche minori diseconomie. Noi siamo sicuramente ricchi in tutte le aziende, soprattutto le aziende pubbliche del trasporto. Io ho fatto anche indagini per conto di altre aziende. Siamo sicuramente con la possibilità di ottimizzare dei costi. L'ottimizzazione di questi costi comporta comunque, è inutile che nasconderci dietro i diti, come si dice, delle problematiche di natura organizzativa che diventano di natura sindacale, senza ledere i diritti di nessuno, col massimo rispetto, ma ci sono delle problematiche di ottimizzazione che non siamo riusciti ancora a perfezionare. Per quanto riguarda comunque il livello del prezzo del biglietto, del costo del biglietto, del prezzo del biglietto, non del costo, scusate. Io prima lo citavo per dire abbiamo mantenuto prezzi costanti e i ricavi sono cresciuti, quindi vuol dire che abbiamo venduto più biglietti, quindi abbiamo portato più gente. Ecco, lo significato era quello. Poi esistono anche strategie, lo sapete, l'ha detto anche il sindaco, ci sono ragionamenti di studiare se il trasporto pubblico sia un diritto, per cui possono anche studiare soluzioni di altra natura. Insomma, io credo una cosa importante invece, questo sì,
Dato che prima mi è piaciuta molto la battuta, chiedo scusa, non vuole essere offensivo, la suggestione rispetto all'importanza dei tempi di percorrenza da porta a porta. Ecco, io credo che se vogliamo dare un servizio efficace ed efficiente, dobbiamo garantire tempi di percorrenza porta a porta, ma per fruire al massimo dell'intermodalità di un sistema tariffario che non sia penalizzante, e in questo caso abbiamo già mosso dei primi passi anche sulla spinta della tragedia del Ponte Morandi, di integrazione in primo luogo tra noi e tra MT e noi, e adesso dovremo affrontare meglio il problema dell'integrazione con Trenitalia, perché il cittadino deve potersi muovere sulla tratta da A a B secondo le sue necessità nei tempi migliori a un prezzo definito e certo, che usi un pezzo di ATP, un pezzo di MT, un pezzo di Trenitalia. Quindi non possiamo parlare di intermodalità in assenza di sincronismi orari, e qui io lo dico con molta umiltà: gli orari, nel litigo anche in azienda, scusate, gli orari non li possiamo fare noi versus Trenitalia, perché il sistema ferroviario, che ci piaccia o non ci piaccia, è sovraordinato per il tipo di difficoltà che ha a organizzare e a rispettare le tracce. Quindi, secondo me, se il treno arriva in ritardo alla stazione di Busalla, cito un esempio per tutte, l'ultimo treno della sera, scusate il termine un po' brutale, non me ne frega niente, il nostro autista deve aspettare l'arrivo del treno se deve andare a fare la linea per Crocefieschi o per Montoggio, non deve andare via prima. Perché non dipende da noi, ma il nostro obiettivo è servire il cittadino, non servire l'autista che deve smontare. Lo dico brutale, questa è fonte, non vi nascondo, di discussione e di litigio continuo col sindacato, con i sindacati, perché poi ce ne fosse uno, sono 7, 8. Siamo sempre abbastanza forti. Però chiedo scusa, questo non, questo purtroppo è l'onere di dover gestire un'azienda pubblica. Rispettando, e io dico sempre che noi siamo tra l'incudine e il martello. L'incudine è rappresentato dal codice civile che ci obbliga a operare come il buon padre di famiglia, e il martello che è il sistema pubblico, in particolare il codice degli appalti. Ecco, anche il discorso, noi in settimana non vi annuncio niente, ma faremo un passo importante. Ma l'impossibilità per le aziende pubbliche di stipulare in maniera chiara e trasparente degli accordi di partnership in maniera rapida e leggera, in un momento di evoluzione tecnologica, essere obbligati a fare delle gare d'appalto, magari per acquistare 4 autobus che valgono, messi tutti insieme, 450.000 euro, quindi superano la soglia comunitaria, è una roba costosissima, onerosissima per il sistema e per i cittadini, perché vuol dire aspettare magari 6 mesi. A me è capitato, è un'esperienza che ho vissuto, i primi autobus nuovi che abbiamo acquisito, li abbiamo acquisiti dopo un anno e passa che la gara era stata lanciata precedentemente da altri. Sono intervenuto, l'abbiamo ridotto, l'abbiamo modificata, e meno male è stato così. Avrei voluto degli altri autobus, sapevo che quegli autobus sarebbero usciti. In questo caso torno poi al tema, erano degli autobus extraurbani, i primi a metano. Ma sarebbero usciti sarebbero stati resi disponibili a partire dal gennaio 2019. La gara era partita nel 2018 e non si poteva fare una gara, ad aprile 2017. Era stata giudicata, l'abbiamo tirata, eccetera, non riuscivamo a rispettare questi. Ergo, abbiamo preso degli autobus non perfettamente idonei, arretrati tecnologicamente, dovevamo rispettare. La burocrazia, lo sappiamo bene che in Italia le procedure, il sistema normativo, io lo definisco sistema normativo. Sono sicuramente quelle che chiederei, allora, se è d'accordo, non so se lei deve finire la presentazione, magari velocemente, solo farvi, perché abbiamo già cose, diciamo, sviluppato un po' di concetti. Allora, voi avete visto su alcuni nostri autobus questo slogan: innovazione e movimento.
È un payoff che è inventato proprio come contrasto, pensando al trasporto pubblico, specie a quello ligure. Il trasporto di per sé esprime il concetto di movimento. Sembrava veramente che fosse immobile. Allora, innovazione e movimento era la ricerca e l'attenzione al nuovo. Vi ho detto alcune cose, richiamo solo uno degli eventi più importanti che è intercorso e è doveroso per me, amministratore di azienda pubblica, richiamarlo, richiamare al PUMS, che è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che come voi sapete per la legge del Rio è di competenza di Città Metropolitana, e ha quattro obiettivi fondamentali che qui vi ho richiamato e come noi abbiamo cercato di dare risposte. Non ve le sto a leggere tutte, però vedete, c'è dal trasporto della bicicletta, che è un'altra tematica che vogliamo affrontare anche sulle nostre linee, ovviamente prevalentemente con una funzione turistica, lo dico, perché riteniamo che l'entroterra possa essere valorizzato sempre di più anche in questo senso, ad altre tematiche legate alla lotta all'evasione, che è un altro problema che anche questo stiamo affrontando. Quando parlo di bigliettazione sociale, abbiamo fatto un accordo per fornire di concerto con la prefettura degli abbonamenti direttamente ai cittadini, ai soggetti rifugiati o quanti altri, in maniera tale da ridurre la loro evasione, che era una fonte prima di emarginazione, di non rispetto delle regole del paese ospitante. Ma credo che siamo, sì. Ecco, questo ve lo dicevo, si parlava di anzianità degli autobus, noi a fine anno intendiamo andare sotto gli 8 anni di anzianità degli autobus, quindi sostanzialmente allineandoci alla media europea. Vi ho scritto altre cose, abbiamo, grazie agli autobus ancorché usati, abbiamo già avuto una riduzione dei consumi chilometro litro, ci sono altre tematiche di natura più tecnica come la difficoltà nostra a trovare i mezzi disponibili, perché non è soltanto una questione di normative, ma anche il mercato che non offre mezzi adeguati rispetto alle nostre esigenze, perché magari abbiamo bisogno di troppi segmenti. Quindi, okay, no. Grazie. Assolutamente. L'ultima cosa, scusate, per certo. Il metano, visto che è stato citato, io personalmente credo che il metano sia una grandissima risorsa. Dal 2013 che lavoro affinché Genova si doti adeguatamente di infrastrutture metanifere, in particolare di metano liquido, proprio rispetto alla principale criticità che l'assessore richiamava, che è l'inquinamento da fonte portuale, che non sono soltanto i traghetti in sosta, ma pensate a tutti i locomotori diesel deputati alle manovre ferroviarie, che stanno accesi H24 sostanzialmente. Oggi con le tecnologie dual fuel, ad esempio, si potrebbe abbattere questo. Il problema è avere disponibilità. Noi rispetto a questo abbiamo delle criticità, perché non abbiamo punti di rifornimento. I punti di rifornimento chiudono, gli unici due esistenti, uno è in Idoneo, sostanzialmente quello di Bolzaneto, l'altro chiude alle 20 di sera. Noi normalmente riforniamo di notte, e quindi anche il rifornimento di quell'unico autobus che abbiamo genera problemi di natura sindacale e dei costi non sostenibili. Bene, grazie.